Correva voce, anzi si narrava, di un tizio, un giovane uomo immortale. Tutti da queste parti ne hanno sentito parlare, in pochi l'hanno visto, ma quasi nessuno è in grado di descriverlo. Per sfuggire alla morte cambiava spesso aspetto, lavoro, insomma faceva esperienze, in una sorta di continua manovra evasiva. Correva veloce, più veloce della nera signora che lo inseguiva ormai da molto tempo. Non si fidava di nessuno ed è per questo che era praticamente impossibile trovarlo. Ma noi eravamo sulla buona strada. Questione di poco. Non è la vita eterna, ma la perpetuazione di un grande errore pagato con molte morti in un'unica vita.